Ciao ragazzi, io sono sempre Marco Agustoni di graficata.com e in questo video voglio parlarvi dei mockup grafici. Cercheremo di capire che cosa sono, a che cosa servono, ma soprattutto come sia possibile crearne uno da zero utilizzando Illustrator e Photoshop. A proposito di Illustrator, vi ricordo che qui sotto in descrizione lascio come sempre il link per acquistare il nostro corso completo Illustrator Startup, un percorso pensato per chiunque voglia imparare a lavorare in maniera professionale con questo software. Allora, mockup. Mockup significa letteralmente modello. Un modello che nel graphic design è un semplice file, una semplice immagine, solitamente in formato PSD, quindi un file di Photoshop, che viene utilizzato per mostrare in anteprima la resa finale di un progetto grafico. Detto in altre parole, un mockup è un'immagine che serve per far capire come un progetto grafico prenderà vita una volta stampato o pubblicato. Molto molto semplice, ma vi faccio un esempio. Immaginate di aver progettato la grafica per un biglietto da visita e di volerla presentare al vostro cliente. Ecco, piuttosto che inviargli la versione in PDF bidimensionale, potete sfruttare dei mockup come questi e fargli vedere un'anteprima del lavoro come se questo fosse già stato stampato. E fidatevi che è molto più efficace. Ovviamente in rete trovate un sacco di mockup. Trovate mockup di t-shirt, carte intestate, packaging, siti web, app, eccetera, eccetera. A volte però può essere utile creare un mockup da zero. E in questa lezione vi mostro proprio come fare. Abbiamo detto che i mockup sono dei file in formato PSD, quindi file di Photoshop, che presentano al loro interno una serie di livelli modificabili sui quali possiamo apporre i nostri elementi grafici. Esistono tre modi per creare un mockup. Possiamo partire da tre tipologie diverse di immagini. Possiamo utilizzare un'immagine fotografica, possiamo utilizzare un'immagine realizzata in grafica 3D. Oppure possiamo partire da un'immagine vettoriale creata all'interno di Illustrator. In questo video vi mostro proprio come partire da Illustrator, quindi entreremo inizialmente in Illustrator e andremo a realizzare il nostro modello in grafica vettoriale e poi ci sposteremo in Photoshop dove applicheremo attraverso i livelli, le maschere e anche qualche funzione, nascosta la grafica sul nostro prodotto. Alla fine dovremmo ottenere un risultato come questo. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo il tutorial. Il mockup che realizzeremo in questa lezione sarà relativo ad un tubetto. Come vedete, io l'ho già disegnato, ma adesso vedremo come ricostruirlo da zero. Tra l'altro, questo file potete scaricarlo sotto la lezione, così da verificare voi stessi come è stato realizzato. Se passiamo in modalità contorno con Ctrl o Command Y, vediamo che le varie forme contengono delle trame. Trame che sono appunto composte da linee verticali ed orizzontali che mediante questi punti presenti nelle aree di intersezione ci permettono di realizzare queste sfumature complesse articolate. Ok? Queste trame si possono aggiungere mediante lo strumento trama, che è uno degli strumenti più complicati di Illustrator, ma è l'unico che ci permette di realizzare queste immagini, queste illustrazioni fotorealistiche. Adesso andremo, prima di tutto a disegnare le forme di questo tubetto. Utilizzeremo lo strumento rettangolo e dopodiché le andremo a distorcere sfruttando lo strumento distorsione prospettiva. Quindi iniziamo a disegnare dei semplici rettangoli. Ok, fatto questo, vado a curvare qualche segmento e ad arrotondare anche qualche punto di ancoraggio.
Ora mi focalizzo sui dettagli del tappo, quindi vado a disegnare questa forma che sarà la parte scavata all'interno e poi con lo strumento penna disegno anche questa linea curva che corrisponde sempre all'apertura del tappo. Adesso aggiungo anche i dettagli presenti nella saldatura, quindi queste lineette verticali che andrò a realizzare mediante lo strumento rettangolo con angoli arrotondati. Quindi mi posiziono all'interno di questa forma, vado ad inserire un primo rettangolo. E a questa forma applico subito una sfumatura lineare bianco-nero, ovviamente non alla traccia ma al riempimento. Ok, per duplicare questi elementi sulla stessa riga posso procedere manualmente in questo modo, ripetendo poi l'operazione con Ctrl-Command-D, oppure posso utilizzare l'effetto trasforma. Posso andare su effetto, distorce trasforma, trasforma. Qui posso inserire il numero di copie, per esempio 20, e le posso spostare orizzontalmente. Posso decidere la distanza fra una copia e l'altra, ok? Qui per esempio vado ad inserire 0,8 mm e aumento il numero delle copie. Una volta disegnate tutte le forme, posso iniziare a colorare. Per quanto riguarda la fase di colorazione, procederò con lo strumento trama, aggiungendo, come abbiamo visto, dentro ogni forma delle linee verticali ed orizzontali che daranno vita a dei punti di intersezione sui quali potremo applicare i nostri colori. I colori di ogni punto poi verranno amalgamati automaticamente. Considera che disporre correttamente la trama non è un'operazione semplice. Per comprendere come funziona veramente questo strumento occorre tanta pratica e pazienza. Proprio per questo all'interno del nostro corso completo Illustrator Startup abbiamo dedicato diverse lezioni a questo strumento con una serie di esercizi pratici utili soprattutto per chi parte da zero. La difficoltà maggiore nell'utilizzare questo strumento sta nel capire dove posizionare i punti sfumatura. Per evitare di perdere un sacco di tempo, vi consiglio di scaricare delle immagini dal web e utilizzarle come riferimenti per ricreare in maniera precisa le ombre e i riflessi. Per quanto riguarda le sfumature, potete prendere spunto da immagini fotografiche come queste e come vedete, se io passo in modalità contorno, nelle aree in cui sono presenti più dettagli abbiamo anche una trama più fitta, mentre nelle zone in cui i dettagli sono minori, quindi qui nella parte centrale, possiamo mantenere le linee e i punti molto più distanziati. In questa fase cerchiamo di non avere fretta e di posizionare i punti in maniera intelligente. Prima di applicare le trame, organizzo meglio il documento nei vari livelli, quindi apro il pannello livelli, creo un nuovo livello immagini, dove inserisco tutte quante le immagini raster inserite, compreso il template già presente nel documento, mentre il livello 1 lo rinomino tubetto. All'interno inserirò tre sottolivelli chiamati tubetto, saldatura e tappo. Dopo aver bloccato i sottolivelli tappo e saldatura, applico un colore grigio molto chiaro alla forma del tubo. Ok, a questo punto con il tasto U richiamo la trama e inizio ad inserire i punti sfumatura. Non preoccupatevi in questa fase se i colori non sono definitivi, perché poi andremo a convertire il tutto in scala di grigi e il colore lo applicheremo in Photoshop.
Una volta applicate tutte le sfumature, andiamo a convertire il disegno in scala di grigi. Quindi andiamo su modifica, modifica colori, converti in scala di grigio. A questo punto apriamo il pannello librerie, le librerie condivise, e inseriamo i tre elementi. Come vedete io l'ho già fatto. Disegno 1, che comprende la parte centrale del tubo, disegno 2 il tappo e disegno 3 la saldatura. Quindi ora all'interno di Photoshop, nel pannello librerie, troverò questi tre elementi vettoriali. Eccoci in Photoshop, ho già creato un nuovo documento, vado a prendere il pannello librerie. Quindi qui abbiamo i nostri tre elementi vettoriali, disegno 1, disegno 2 e disegno 3. Prendiamo i tre elementi e li trasciniamo all'interno del documento. Ok, li posizioniamo correttamente e poi li ingrandiamo. Ctrl Command T, ingrandiamo i tre elementi in proporzione. Allineiamo gli elementi orizzontalmente al centro e andiamo a rinominare i livelli. Quindi questo disegno 02 era il tappo, disegno 3 saldatura e disegno 1 tubo. Ovviamente la saldatura andrà sotto il tubo e anche il tappo. Prima di importare la mia grafica che ho già preparato, vado a creare un rettangolo coprendo l'area in cui verrà applicata. Quindi prendo lo strumento rettangolo e disegno una forma in questo modo. Vado a coprire tutto quanto il tubo, esclusa la saldatura e il tappo. Il colore è nero, in questo caso non è importante perché poi lo cambieremo. L'importante è andare a convertire subito questo rettangolo, questo elemento, in un oggetto avanzato. Quindi tasto destro, cliccando qui, converti in oggetto avanzato. Rinomino anche questo elemento da rettangolo 1 a grafica, perché all'interno appunto di questo elemento andremo ad inserire la grafica del nostro tubetto. Quindi doppio clic su questo oggetto avanzato, assegniamo ovviamente il profilo colore desiderato, in questo caso utilizzerò un sRGB, faccio clic su ok e dentro questo documento andremo ad inserire la nostra grafica. Grafica che io ho già preparato su quest'altro documento, quindi la prendo e la trascino semplicemente nel documento rettangolo 1. La ingrandisco e la adatto a questo formato. Modifico il colore di background da nero a bianco e salvo semplicemente, quindi Ctrl Command S. Torno nel file, che tra l'altro devo salvare, e come vedete ora all'interno del rettangolo viene mostrata la grafica. Ci siamo quasi, manca poco. A questo punto mi sposto qui nel pannello livelli, in corrispondenza del livello tubo, faccio un clic sulla miniatura tenendo premuti i tasti Ctrl o Command. In questo modo andrò a creare una selezione attorno a questo oggetto e cliccando sul livello grafica inserisco una maschera. Ora modifico il metodo fusione portandolo da normale a moltiplica. Scollego la maschera, Ctrl Command T, tasto destro, altera. Adesso posso modificare i colori come voglio, per esempio posso applicare un colore al tubo, un colore al tappo, posso schiarire, scurire i vari elementi, quindi per esempio posso inserire un livello di regolazione, ad esempio valori tonali, agganciarlo in questo modo tenendo premuti i tasti Alt o Option al livello che voglio modificare e schiarirlo. Ok? Oppure posso inserire un nuovo livello tinta unita, facciamo marrone, poi lo possiamo modificare, lo spostiamo sopra il tappo e lo inseriamo all'interno in questo modo, sempre utilizzando i tasti Alt o Option. Modifico il metodo fusione.
e questo è il risultato. Ovviamente, ragazzi, questo modello è modificabile in qualsiasi momento, sia a livello di colori che di grafica. Basta quindi fare un doppio clic sul livello grafica, cambiare la grafica, oppure intervenire sui vari livelli di regolazione per modificare colori, luminosità e contrasti. A questo punto direi che possiamo chiudere qui questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e lasciate un like se volete vedere altri contenuti come questi. Vi ricordo anche che se volete apprendere Illustrator dalla A alla Z, abbiamo creato Illustrator Startup, che è il nostro corso completo che sta formando già centinaia di aspiranti graphic designer. Vi lascio come sempre qui sotto il link in descrizione e noi ci vediamo nel prossimo video.